Allora, pratichiamo insieme una mindfulness psicosomatica. Sono in un contesto naturale molto bello, che quindi volevo condividere con voi, anche se la pratica in realtà la faremo ad occhi chiusi. Vi invito comunque a prendere una posizione comoda, rilassata, che vi permetta di mantenere comunque la schiena eretta. Se siete su una sedia o su un cuscino da meditazione, vi conviene andare sul bordo, in modo da poter bilanciare il bacino, portare il bacino un pochettino in avanti e distendere bene la colonna vertebrale. Quando sentite bene i punti d'appoggio, sentite che la posizione è confortevole, senza sforzo, ma vi permette una postura dignitosa, possiamo chiudere gli occhi e portare la nostra attenzione al respiro. Quindi all'aria che entra e all'aria che esce. Se vi accorgete di avere una tensione alla mandibola, vi invito anche a lasciarla andare. Magari socchiudendo un po' le labbra, aprendo un po' la bocca. Possiamo respirare dal naso o dalla bocca come siete abituati. Portiamo l'attenzione all'aria che entra e all'aria che esce. Proviamo a notare le sensazioni del nostro corpo che respira, quindi nelle narici, qual è la sensazione del respiro, del flusso di aria che entra e che esce. Ad esempio, possiamo notare la temperatura, possiamo notare se l'aria è leggera o pesante. Umida o secca. Se la percepiamo nello stesso modo dalla narice destra e da quella sinistra in entrata e in uscita, o invece se abbiamo delle sensazioni magari un po' diverse. Possiamo poi seguire il flusso dell'aria che entra nella testa e quindi notare com'è la sensazione della testa che respira. Magari percepiamo proprio la pulsazione del respiro, magari no, ma rimaniamo con la nostra attenzione a sentire la testa che respira. Dalla testa spostiamo la nostra attenzione al flusso d'aria che passa attraverso la gola. Osserviamo com'è la sensazione della gola che respira. Quindi può esserci una pulsazione, può esserci una sensazione particolare. Proviamo a sentire anche qua che qualità ha l'aria che sentiamo nel passaggio attraverso la gola e com'è la nostra gola.
delicatamente spostiamo la nostra attenzione invece al tutto il torace, il petto che respira e l'aria che entra e che esce dal torace. Quindi tutto il nostro torace respira, sentiamo che qualità e che sensazione è sentire il petto che respira. Se arrivano pensieri o distrazioni, non vi preoccupate, semplicemente tornate con l'attenzione al vostro respiro. Poi ancora seguite il flusso dell'aria che entra nella pancia e quindi la pancia che respira, come la sensazione della pancia che respira. Testa, gola, petto, pancia, tutto il corpo respira insieme. Come un palloncino possiamo sentire la pulsazione di respiro in tutto il corpo, quindi ad ogni ispirazione il palloncino che si espande, si dilata e ad ogni espirazione che si rilassa e torna verso il centro. Sentiamo il respiro in tutto il corpo contemporaneamente. L'aria che entra, l'aria che esce. Sentiamo questa pulsazione, il respiro che ci connette alla vita, respiriamo perché siamo vivi, siamo vivi perché respiriamo e questo flusso di aria è come un nutrimento, porta ossigeno a tutte le cellule, energia, calore. Quindi possiamo veramente sentire com'è questo respiro vitale. Magari possiamo sentire che questa pulsazione di respiro supera anche i confini della nostra pelle e del nostro corpo, finisce all'energia e al respiro di tutti gli altri esseri viventi.
e all'energia pulsante della terra e del cosmo. Possiamo forse sentire di essere parte di un unico grande universo. Siamo una manifestazione magari unica di un'esistenza globale. Possiamo rimanere in contatto con il nostro respiro e con questa pulsazione globale per quanto tempo desideriamo. Quando ci sentiamo pronti, torniamo con l'attenzione ai punti di appoggio, ai suoni e ai rumori che provengono dall'esterno. Magari possiamo anche provare a notare la temperatura dell'aria sulla nostra pelle. Iniziare a fare dei piccoli movimenti, iniziando dalle dita delle mani e dei piedi, con presenza e consapevolezza. Li estendiamo alle altre parti del corpo, li racchiamo se abbiamo bisogno di massaggiare qualche zona. E poi quando vogliamo possiamo aprire lentamente gli occhi e ringraziarci, salutarci per questa pratica e ci diamo appuntamento alla prossima pratica. Grazie.